Ci siamo. Ciao, siamo live. Ciao Lucia, benvenuta in Ciao. interviste. È davvero un onore, grazie Valentina per avermi invitato, anzi per aver fatto questa proposta che ho voluto cogliere al volo. Grazie mille. Bene, grazie a te. Allora, Lucia è una collega, è un'amica. Lucia Verdini, coach di risate. Molte persone mi chiedono, da quando ho cominciato a pubblicare anche alcuni post su che cos'è la risata, eccetera, come hai fatto a diventare leader. Come hai fatto, diciamo, avvicinarti alla risata? Per questo motivo ho deciso di intervistarti perché, soprattutto le tante donne che fino ad oggi hanno, e anche uomini, però soprattutto donne, si sono avvicinate al mondo della risata, comunque in qualche modo del benessere sul lavoro, del benessere nella vita quotidiana, vogliono magari anche convertire tutto ciò che imparano in lavoro o comunque anche come benessere personale. Quindi cominciamo subito, raccontaci la tua storia imprenditoriale e raccontaci anche qualcosa sulla risata. Vai. Ok, allora, diciamo che in realtà la mia storia non comincia come una storia imprenditoriale. Io ho cominciato a fare yoga della risata in un momento un po' cupo della mia vita. Diciamo che il mio carattere, sempre un po' frizzantino, si era un po' spento a causa di varie vicissitudini che poi capitano un po' tutti. Però non ritrovavo più la luce di un tempo. L'incontro con lo yoga della risata è stato veramente decisivo per riscoprirmi, riscoprire anche una nuova Lucia. E questo, diciamo, è andato a nutrire oltre la mia autostima, ma proprio una voglia di condividere questo messaggio incredibile che mi stava cambiando davvero dal profondo e che sta continuando a farlo nel tempo. Quindi in realtà io ho cominciato il primo anno soltanto con un club della risata. Soltanto fa ridere, nel senso che è un bell'impegno, però effettivamente non stavo Spiega cos'è ancora, un club della risata per chi non l'ha mai visto, non sa cos'è. Esatto, Club della Risata è il luogo deputato, protetto, dove poi si effettuano le sessioni di yoga della risata gratuite settimanalmente, cioè il pro bono per la società, diciamo. Quindi ho cominciato così, in questo spazio protetto, a incontrarmi con tantissime persone che venivano anche dai paesi vicini, che io vivo in un paese molto piccolo di 7.000 abitanti, e devo dire che la risposta è stata incredibile. Questo mi ha fatto credere che in qualche modo sarebbe potuto diventare il mio lavoro. Ancora non osavo neanche sognarlo, sperarlo, però piano piano, lentamente, poi ho deciso di diventare formatrice e da lì sono partiti i corsi e ho cominciato a implementare anche l'attività. Oltre a fare quindi risata incondizionata, mi sono formata come coach di gibberish e nonsense e anche tecnico e ludicità consapevole. Quindi di base ho cominciato a lavorare da 3 anni a questa parte con queste tre anime, le chiamo, no? La risata, il nonsense e il gioco cooperativo, la ludicità. È stato un percorso che è iniziato piano piano, lentamente, davvero, e piano piano si continua a crescere. Non è stato uno scoppio, ecco, è stato un susseguirsi di piccole azioni che hanno cominciato a far credere a me e agli altri che un cambiamento attraverso questi strumenti fosse possibile. Ok, una domanda, come giovane, perché sei giovanissima, come sei riuscita a capire che non volevi essere una dipendente, ma volevi comunque creare qualcosa di tuo? Perché il grande problema che anch'io ho affrontato nello sviluppo, no? Nella mia crescita personale, cioè non vuol dire che un dipendente non può crescere, interiormente nel suo percorso, però ci sono persone che sentono il bisogno di crescere attraverso la libera professione o comunque percorsi alternativi. Spiegaci un po' il passaggio, co cos'è che si è scatenato in te e poi le difficoltà di una giovane donna che diventa imprenditrice. Diciamo che sorridevo mentre lo dicevi perché in realtà io non ho mai lavorato come dipendente, proprio forse complice la mia giovane età, non avevo ancora avuto la possibilità se non qualche lavoretto stagionale. Io ho sempre fatto l'animatrice, quindi animatrice per compleanni di bambini. Quindi questo era il mio lavoretto in realtà perché mi ero appena laureata quando sono rimasta incinta. Quindi, avendo deciso di avere una maternità ad alto contatto, per me era impossibile l'idea di lasciare Noah, mio figlio che ormai ha quasi 5 anni, ed andare a lavorare. Questo mi ha permesso, in realtà è stata una grandissima fortuna, perché mi ha permesso di puntare tutto lì.
Cioè, oltre a stare sempre meglio io, capivo che forse poteva diventare tutta la mia vita. Cioè, era quello che io volevo, che sentivo fortemente. Per me non c'è, diciamo che non c'è stata un'alternativa. Nella mia mente non è passato, forse un paio di volte, in dei momenti di difficoltà che naturalmente ci sono stati, il pensiero, ok, devo trovarmi un lavoretto. Ma non ce la facevo. Per me era proprio impossibile. Perché poi forse non avevo mai trovato neanche l'occasione giusta, non avevo mai neanche cercato, avevo sempre nutrito, diciamo, la mia parte creativa, espressiva. E quindi questo è stato, diciamo, un funnel, un qualcosa di naturale che mi ha condotto a dove sono ora. Sai Quindi che sì, è stato comunque difficile. c'è stato, scusa, ti interrompo, un articolo di qualche giorno fa, non mi ricordo la testata giornalistica, che diceva di quanto le donne, comunque, che hanno avuto un bambino, anche le donne incinta, siano una risorsa molto molto importante, ma proprio per lo sviluppo della donna, a meno che non abbia delle grosse problematiche, ovviamente, durante o dopo il parto, comunque una persona che sta bene, perché c'è proprio un aumento di tutto, diciamo esponenziale, quindi un po' c'è un'apertura anche mentale, c'è un'apertura emotiva che permette alle donne di sviluppare tutto ciò quello che hanno dentro, appunto, di far nascere una vita e far nascere cose nuove. Quanto la gravidanza ti ha aiutato nello sviluppo? Premesso che credo fortemente che non sia necessario per forza avere a tutti i costi un figlio per essere una donna completa, perché in realtà conosco tantissime donne che pur non avendo un figlio si sentono completamente realizzate, perché magari mettono tutta l'energia che metterebbero al servizio di un figlio in un progetto, in un sogno. Penso, non so, a Madre Teresa di Calcutta. I figli erano tutte le persone che lei aiutava, no? Certo. Quindi non è detto che per forza sia necessario avere un figlio, però effettivamente quello che io ho riscontrato su me stessa, essendo che sono una personalità abbastanza ariosa, no? Espressiva, emotiva, la gravidanza mi ha atterrato. Mi ha fatto mettere i piedi a terra e ho deciso di, ok, voglio fare qualcosa che mi piace davvero. Se devo fare qualcosa, diciamo che ero un po' una fricchettona, dai, viaggiavo sempre con lo zaino in spalla, questa cosa, sono ancora un po' dentro fricchettona, però sicuramente mi considero anche un'imprenditrice e questa cosa prima io non l'avrei mai presa in considerazione. Quindi avevo bisogno di concretezza, ma allo stesso tempo di unire il sogno al concreto. E sì, la gravidanza, il mio figlio, no, in generale, è stato abbastanza determinante. Se sono qui ora è anche grazie a lui, forse soprattutto grazie a lui, altrimenti credo che sarei probabilmente, non so, alle Hawaii, non lo so, da qualche parte con lo zaino. Beh, comunque tutta l'esperienza che tu hai fatto precedente alla nascita del figlio, comunque è stata un'esperienza formativa, anche se non hai avuto un percorso da dipendente, hai girato parecchio. Racconta magari questi episodi, quale formazione hai ottenuto attraverso il viaggio, attraverso l'incontro di varie culture? È stato un periodo bellissimo della mia vita che credo recupererò solo quando mio figlio sarà più grande. Sì, è stato fondamentale. È stato fondamentale. Vabbè, io vengo da un passato legato al clown, quindi ho fatto tanti workshop con vari clown internazionali, sia qui nel mio paese che per mia fortuna da 12 anni, anzi no, ormai da più anni, forse 15, adesso non ricordo, organizza un festival sulla clown terapia e il clown in generale. Quindi questo mi ha dato la possibilità di aprirmi. Poi vengo, quindi ho sempre fatto teatro, però una cosa che poi racconto anche nel mio sito, di cui mi sono resa conto soltanto scrivendo in realtà, è che a me non piaceva tanto fare lo spettacolo quanto fare le prove, quindi quello che mi piaceva di più del teatro era fare le prove. Poi dopo lo spettacolo c'era sempre quel magone, no? Quindi mi piaceva il lavoro dell'attore su se stesso, no? Stanislavski, che c'ho qua dietro. Quindi sì, diciamo che è stato tutto un concerto di cose che mi ha portato dove sono ora. E sicuramente il viaggio, l'incontro con altre culture, amo moltissimo le lingue, quindi confrontarmi con altre, con la diversità, con l'alterità, è stato, boh, forse una delle cose più belle che ho. Ok, allora adesso andiamo un po' più sul tecnico per aiutare tutte le persone che stanno guardando questo video, perché uno dei miei obiettivi primari è quello di veicolare contenuti di valore per aiutare le persone a mettere subito in pratica quello che hanno imparato. Vorrei che le persone traessero da te un insegnamento o comunque un'esperienza che potrebbe essere replicata. Allora, una persona che fa un lavoro come il tuo e praticamente fanno pochissime persone in Italia, ma legate proprio al tema della risata, cioè ci sono tante persone amanti della risata, ma poche l'hanno trasformato in un
vero e proprio lavoro. Una persona che vuole fare il tuo stesso percorso, magari anche che non è legato alla risata, ma a un tema che è poco conosciuto in Italia, quale consiglio puoi dare a una persona del genere? Quello che ho visto che ha funzionato più di tutti in assoluto, che è un consiglio banale, semplicissimo, è comunicare. Quindi comunicare continuamente quello che sta accadendo dentro, che inizialmente in realtà per me è stato difficile aprire la pagina, aprire il sito, addirittura è stato difficile comprare il dominio lucieberdini.it. Mi sentivo, no? Ma chi mi credo di essere ad avere il sito tutto mio? E quindi all'inizio questi piccoli step, no, è vero, cioè, ti giuro, prima di comprare questo dominio mi sentivo, oh mio Dio, Lucia Berdini, è proprio un senso del sé, no? Il selbst, direbbe Jung. Quindi comunicare continuamente quello che sta accadendo dentro di noi. Quindi appena ho preso l'abitudine a scrivere, a mettere in parole quello che mi stava accadendo dentro, i cambiamenti che vivevo attraverso la risata e intervistando le persone che si formavano con me e che continuano a formarsi, ho cominciato ad avere un riscontro effettivo e reale. Questa forse è stata la cosa che più di tutti ha funzionato. Quindi comunicare costantemente sui social, ma soprattutto con le persone. Quindi se incontravo una persona dal vivo proprio, in carne ed ossa, anche dal fruttivendolo, che mi diceva, no, sai, sto un po' stressato, era per me impossibile non dirle, dovresti davvero provare a ridere, a me mi ha cambiato la vita. Quello che funziona, che anche Katari dice che funziona, è il nostro viso, il nostro biglietto da visita. Quando la nostra vita si trasforma, il viso, il volto, la comunicazione si trasforma. Io non avevo più paura, se inizialmente mi vergognavo un pochino a raccontare quello che stavo facendo, perché comunque era una cosa un po' strana, i cambiamenti sulla mia pelle sono stati così forti che io non potevo tacere, e questo non poter tacere è diventato, si è trasformato naturalmente in un passaparola naturale che di sicuro ho aiutato con la comunicazione anche sui social, che è stata fondamentale, perché questo mi ha portato poi a lavorare, oltre che nella ricerca, diciamo in centro Italia, nelle Marche, anche fuori regione. Adesso faccio corsi in tutta Italia, questo un anno fa ancora non era possibile. Esatto. E guarda, hai toccato un punto molto interessante, perché molto spesso quando mi chiedono come si fa a prendere sicurezza, perché in sé, soprattutto se si è liberi professionisti, io quando ho fatto il passaggio, un po' come te, da dipendente a libero professionista, mi sono sempre sentita libera professionista, perché figlia di libero professionista. E però, come sai, il percorso di vita non è uguale per tutti, devi fare magari molto spesso gavetta come dipendente per poi capire che vuoi sviluppare una tua attività, ci sta, è un percorso naturale, oppure continui a essere dipendente e cresci all'interno di varie aziende. Però la cosa importante è la crescita. Io ho notato questo, e quando appunto una persona, lo vedo anche nei miei clienti, quando affrontano il percorso insieme a me, dove devono trovare il proprio valore unico, dove devono affondare, diciamo, un po' le mani nella parte più intima di se stessi per poi comunicarla all'esterno, cioè quel blocco, che in parte ho anch'io, perché come ben sai rido, cerco di ridere, ma in tanti video che faccio ancora non ho fatto questo scatto emotivo di condivisione con l'altra persona, quindi per me ridere devo ancora pensarci, però piano piano sappiamo che possiamo arrivare a una risata che è spontanea in questo senso, a confronto, spiega un attimo magari la risata poi dopo spintanea, così magari diamo anche dei dati un po' più tecnici. Quindi dicevo, il problema di affermarsi come persona è relativo alla propria sicurezza personale. Se non siamo veramente convinti di essere bravi, non riusciremo né a aprire il blog né a fare i video, eccetera. Quindi parte tutto dalla nostra convinzione. La convinzione parte da fondamentalmente anche delle prove che dobbiamo fare con dei clienti, quindi testare il nostro metodo. Credo che anche tu hai fatto un percorso di test e poi di risultati e poi hai replicato le cose che andavano bene, giusto? Esattamente, diciamo che il mio tirocinio naturale è stato proprio il club della risata, di club tutte le settimane, quindi 52 settimane, quante settimane ci sono in un anno, togliamo un paio di settimane estive, lì io vedevo proprio, avevo il riscontro alla fine di ogni sessione di quanto le persone stessero meglio, e il test principale ero io, era vedere quanto io stessi cambiando. Di quanta sicurezza in più avessi, una sicurezza che avevo precedentemente e che poi ho perso, quindi venivo da un passato, venivo da un down praticamente. Ci sono tante in realtà, perché le cose da dire sono tantissime. Tu hai toccato vari punti interessanti che mi aprivano delle porte, delle finestre.
Dammi un input, un attimo, mi hai Fondamentalmente detto sì, io parlavo la del, risata. sì, della risata, se volevi spiegare cos'era la risata spintanea e Sì. poi se Sì. volevi spiegare anche la fase di testing, perché uno apre la partita IVA e poi cosa Sì. fa? Spesso si blocca Sì. lì, invece come hai fatto tu? Esatto. Diciamo che prima di aprirla ho lavorato parecchio con Iorido, che è l'associazione che mi permetteva di fare dei corsi senza avere la partita IVA. Quando ho visto che ormai il giro c'era, naturalmente c'è stato un periodo di panico di un paio di mesi in cui ho detto no, non posso farlo, non posso Conosco farlo. bene. Poi in realtà ho trovato un commercialista molto bravo che mi aveva spiegato che come formatrice mi ha spiegato che non era necessario che io pagassi quei 3.000 euro all'INPS ogni anno, che per me naturalmente come professionista che stava iniziando erano come un cappio al collo e quindi potevo Spieghiamo che se pagare avendo la. siamo. Spieghiamo questa cosa. Il commercialista ti può consigliare un codice quando apri la partita IVA, come quello anche che ho io, che è relativo alla consulenza, perché se non fai non hai, diciamo, dei prodotti fisici, quindi anche un grafico può essere un consulente e non un grafico, facendo sì che non c'è bisogno di iscriversi appunto come artigiani, anche perché non sei artigiano, e quindi come me e come te possiamo avere una partita IVA dove non dobbiamo pagare questi 3.000 euro al mese. Sì, esatto, c'è la gestione separata INPS e quindi io pago in percentuale a quello che guadagno. Questa cosa mi ha fatto dire ok, vado, parto. Quindi il primo anno ho guadagnato molto, cioè credo che l'anno scorso forse ho guadagnato, non dico quanto in questo primo trimestre, ma quasi, nel senso che le cose stanno crescendo abbastanza velocemente. Naturalmente bisogna sempre fare i conti con la burocrazia, una parte che a me non risuona tantissimo, però se vogliamo fare in modo che questo diventi il nostro lavoro, ci sono anche cose meno piacevoli da fare, delle mansioni meno piacevoli da svolgere. Quindi sì, è stato proprio uno step by step, una prova, ok, questo corso ha funzionato, naturalmente ogni volta c'era qualcosa che invece non funzionava, ogni volta e continua a esserci, naturalmente il margine d'errore si riduce, ma c'è sempre. E in realtà mi sono resa conto, se prima mi abbattevo quando vedevo che c'era qualcosa che non andava come io mi prefiggevo, ora è wow, questa è la roba da migliorare, la prossima volta questo starà a posto. E quindi, come dice Shonakor, che tra l'altro ho qui, il vantaggio della felicità, c'è un capitolo che si chiama Cadere in su. La persona resiliente, la persona che riesce, e la risata mi ha aiutato enormemente in questo, è la persona che riesce dall'errore a imparare la lezione, molto banalmente, no? Però poi un conto è dirlo e un conto è riuscire a introiettare dentro questo concetto di questa cosa è andata male, benissimo, cosa posso fare per migliorare? Invece di Aspetta un attimo, abbattermi Lucia, e dire che no, sei fuori sincrono. veloce, parlo troppo velocemente. Sei più veloce del live, è incredibile. Mo spiego questa cosa della risata, perché sennò la gente ascolta e dice, vabbè, ma di che stanno a Sì, sei parlare? leggermente fuori sincrono, va bene, lo riprendiamo poi. Parla un po' più piano, che è un po' difficile per te. Parlo lentamente. Allora, la risata incondizionata è un esercizio che tutti possono svolgere, possono praticare, e si tratta proprio di cominciare a ridere senza un vero motivo. Allora, la risata incondizionata. Naturalmente lì adulto, strutturato, fa fatica a immaginare come questo sia possibile. La maggior parte delle persone scettica mi dice: io non posso ridere per finta, è una cosa stupida. In realtà noi riusciamo a ingannare il cervello, delle zone del cervello, tra cui nucleus accumbens, amigdala, ipotalamo, si accendono e andando a muovere determinati organi, il corpo pensa che tu stai ridendo, il cervello si inganna e dopo un pochino, grazie all'interazione giocosa con il gruppo, che è fondamentale, all'attivazione dei neuroni specchio, la risata da spintanea, come la chiamiamo noi, si trasforma in spontanea. Naturalmente noi leader e teacher di yoga della risata abbiamo una pratica quotidiana di 10 minuti. Questo fa sì che le connessioni neuronali preposte a questa attività siano molto forti e stabili. Quindi, in realtà, quando io comincio a ridere, la risata da spintanea mi va molto velocemente in spontanea. Una persona che è all'inizio magari fa un po' più fatica, ma è un esercizio fondamentale per il nostro benessere, sia a livello fisico che mentale che emotivo. E io sfido chiunque a trovarmi un'altra disciplina che riesca a fare questo stesso tipo di lavoro, perché a livello fisico è un esercizio aerobico pazzesco, cioè stiamo parlando proprio di esercizi tosti a livello di Una respirazione. Le sessione di persone. risata è veramente impegnativa, te lo dico ovviamente anch'io da persona che ha fatto il leader training con te, e che dire,
È impegnativo, ma anche quando riesci a farlo da sola, la cosa bella, sai cos'è? Quando magari una persona, riagganciandosi al discorso di prima, quando un libero professionista comincia e fondamentalmente cade in una depressione funesta all'inizio, perché commercialista, devo trovare i clienti, devo pagare l'affitto, come farò? Allora, in quel momento, ma anche in tanti altri momenti della vita, questo perché voglio rendere più pratico ciò che stiamo facendo. Anche la risata, e mi è successo questo, scaccia via proprio dei pensieri negativi. All'inizio ti senti stupido, stupida perché dici rido da solo in camera, però essendo poi un esercizio che cambia il corpo e te ne accorgi anche dopo pochi minuti, tutto ciò che è l'ansia o che non ti fa dormire perché non trovi clienti, diciamo, in qualche modo ti libera la mente e riesci a stare bene e trovare anche delle soluzioni. Quanto incide la risata Esattamente. su, il pensiero creativo e la proattività? Tantissimo, tantissimo. Sì, se io penso ai miei momenti di impasse, li ho superati grazie alla risata, perché innanzitutto ossigena il cervello, perché la risata altro non è che un'espirazione forzata, e quindi quello che facciamo è andare a liberare i polmoni dall'aria stantia, ricaricarli di ossigeno nuovo. Bene, quando siamo stressati, e lo stress purtroppo è una condizione che affligge quasi la totalità della popolazione, sono pochissime le persone che non si considerano anche un pochino stressate. Bene, il cervello è l'organo che patisce più di tutti, perché per lavorare in peak performance, quindi al massimo del suo potenziale, ha bisogno di un 25% in più di ossigeno. Bene, quando il nostro corpo, respirando male perché sta sotto stress, va in carenza di ossigeno, naturalmente il cervello è il primo organo a cui viene succiato via. E quindi che succede? Che diventiamo anche meno lucidi. Quindi in realtà è un cane che si morde la coda. Quando siamo stressati, siamo anche meno lucidi perché abbiamo meno ossigeno nel cervello e non troveremo mai la soluzione giusta, innovativa, creativa, compatibile con il nostro problema, perché il nostro cervello non è reattivo. E quindi quando tutto va male, per assurdo, è controintuitivo, ma l'unica cosa da fare è chiudere tutto e fare una cosa che anche il mio maestro di nonsense suggerisce: staccare tutto e fare l'ultima cosa che in quel momento devi fare, che magari è fare la pubblicità sull'advertising su Facebook, scrivere l'articolo, chiudere tutto e ridere, chiudere tutto e fare gibberish, che è un'altra tecnica importantissima per quanto riguarda la mia esperienza, per riuscire a diventare più creativi. Mi ricordo un po' di tempo fa, dovevo scrivere una storia per un evento, quindi per un warm-up aziendale, e non mi veniva niente. Non riuscivo davvero a partorire nessuna idea. Stavo davanti al computer mezz'ora e dico: ma che scrivo? Non mi viene, non mi viene. E ho detto: ma scusa, è incredibile perché queste cose le insegno agli altri e non le sto facendo. Allora ho staccato tutto, mi sono fatta 5 minuti di gibberish, sono bastati 5 minuti. Adesso Spiega un spiego po' cos'è, cos'è. esatto. Il gibberish è il linguaggio della filosofia del nonsense, quindi il linguaggio che parlano i bambini quando ancora non sanno parlare. È questo qui. Gara ma sero gara mera kere che mena kana mana shiro gara mana. Wa si wa gara mena yu wa shi tana na ba si gara mena shi. Questo qui. È assurdo, però sembra incredibile, ma la parte razionale del cervello, quindi tutta la neocorteccia che è preposta alle funzioni logiche, si addormenta. È impossibile che stia attiva. E andiamo a nutrire tutto l'emisfero creativo, quello sinistro. Scusate, il destro. Questo ci aiuta a diventare più creativi. Andiamo proprio a stimolare delle zone del cervello che normalmente semplicemente sono spente. E quindi mi ricordo che, finiti questi 5 minuti, mi sono messa lì e ho scritto la storia di getto senza neanche pensare, oddio, adesso che scrivo. Cioè, ho smesso col gibberish e ho cominciato a scrivere. In 5 minuti avevo la mia storia. Quindi, sì, sicuramente dal punto di vista creativo e dell'innovazione, faccio fatica a stare dietro alle mie idee, questo è certo. Lo so benissimo. Assolutamente, assolutamente. Bene, allora finiamo con qualcosa legato a LinkedIn. Come stai utilizzando LinkedIn per la tua professione? Se hai, voglio sapere da te se hai strutturato una strategia, se abitualmente tutti i giorni controlli cosa accade, cosa condividi, raccontaci un po'. Allora, io inizialmente LinkedIn il profilo, lo credo di averlo fatto vari anni fa, ma poi l'ho lasciato lì dormiente finché non ho incontrato Valentina Vanilli. Quando ho incontrato Valentina,
è bastata veramente una chiacchiera, e poi aver fatto il valore unico insieme sicuramente mi ha aiutato tantissimo a capire quanto fosse importante. Finché non incontri qualcuno competente in quella cosa lì, non si capisce a fondo l'importanza dello strumento. Quindi per me è stato fondamentale incontrarti, naturalmente. E quando ho messo in pratica de delle semplici cose, in realtà basta essere costanti le cose e Esatto. farle, appunto. Quindi cominciare a postare uno o più post al giorno, uno al giorno cerco sempre di farlo. Ho visto che la risposta è stata incredibile, Che cioè è tipo di bastato post veramente poco. stai mettendo? In realtà faccio gli stessi post che faccio su Facebook, forse con un taglio un po' diverso. Di solito cambio il copy, lo faccio un pochino più, non dico meno divertente, però sicuramente un pochino più professionale, essendo appunto LinkedIn una rete di professionisti. E sicuramente è il mezzo che mi aiuta a raggiungere le aziende con le quali faccio il warm up. Ho già avuto un paio di richieste di lavoro grazie a LinkedIn, questa cosa è incredibile, ha sorpreso anche me, ho pensato, cavolo, Valentina aveva ragione, se l'avessi fatto. E in realtà è semplice, basta metterci l'attenzione, siamo sempre su Facebook, dovremmo cominciare a stare un pochino più su LinkedIn. È Sì, semplice. fondamentalmente, guarda, io ho notato questa cosa qui. Comunque, chi fa un tipo di lavoro come il tuo, che è particolare, come può essere anche il mio, ha più spazio perché l'attenzione su LinkedIn è molto più alta. Cioè, noi ci aspettiamo dei contenuti di livello su LinkedIn, quindi la nostra attenzione è più alta e premiamo anche di più. Cioè, è uscito da poco un articolo che ha pubblicato Rudy Bandiera, un influencer, giornalista italiano, parlava di quanto LinkedIn fosse importante. Perché? Perché a differenza di Facebook, che è molto buono per fare cose come quelle che stiamo facendo oggi noi, ma per un altro tipo, diciamo più legato al personal branding, alle connessioni B2B, B2C anche, quindi business to business, azienda con azienda e business to C, quindi business to azienda to verso il cliente, l'utente finale, possono dare dei maggiori risultati in visibilità a costo zero, tra parentesi, però con dei collegamenti ben profilati, profilati nel senso proprio in target con i propri clienti e quindi aumenta ovviamente a livello scalare proprio la possibilità di ottenere dei contatti caldi, quelli che vengono definiti contatti caldi, pronti quindi a ricevere una nostra eventuale offerta, ovviamente previa conoscenza tramite messaggio privato, commenti, come immagino che sta succedendo anche a te. Esatto, sì, è esattamente questo. Naturalmente no, non sono ancora del tutto dentro questa storia, ma voglio entrarci, nel senso che mi sono resa conto che i contatti che ho su LinkedIn li guardo con un occhio diverso, me li studio, mentre su Facebook il messaggio che ti arriva magari non ti va a spulciare il profilo. Su LinkedIn è interessante invece perché vedi che magari è un coach o lavora per questa azienda e è bello avere una. Vedo anche rispetto proprio ai collegamenti che ho e ai feedback sui post, che le persone interessate sono anche persone che io non pensavo si sarebbero interessate a quella cosa. E quindi magari stai offrendo un valore aggiunto che a quella persona non sarebbe mai arrivato su Facebook, perché appunto, come dici tu, l'attenzione è molto più bassa. Esatto. E una domanda rispetto a prima di fare le buyer personas, cioè noi abbiamo fatto insieme l'identificazione del tuo cliente tipo, quindi un identikit del cliente tipo, quanto questo passaggio ha facilitato la creazione di contenuti, ha facilitato proprio la tua impostazione mentale anche nell'approcciare offline, quindi non su internet alle persone, quindi come dici te, ne parli con tutti, è ovvio, è la prima, ce lo insegnano gli americani, no? Parlare con tutti di questa cosa in modo della nostra professione per essere riconoscibili. Però quanto ha cambiato, diciamo, la tua realtà lavorativa? Allora, io faccio ancora un po' fatica perché mi rendo conto che io sto nella risata e come tutti i creativi un pochino faccio fatica a implementare questa parte. Poi noi donne, forse fa strano sentirlo, però siamo cicliche. Oggettivamente ci sono dei momenti in cui abbiamo voglia di creare e poi dei momenti in cui abbiamo voglia magari di prenderci cura, del nostro spazio, altri momenti in cui abbiamo voglia di comunicare. Quindi ci sono varie fasi. La fase in cui sono un po' più business, diciamo, una settimana al mese circa, questa cosa è un problema oggettivo, perché non è che ci si può promuovere una settimana Sei al sempre business, mese. fidati.
Oggettivamente però mi ha portato a dei contatti, devo dire la verità, anche soprattutto grazie a te, perché mi ha facilitato proprio la comprensione di alcune dinamiche di base, delle azioni da fare rispetto a un possibile cliente, anche se io ancora faccio fatica, però mi rendo conto che è necessario, è proprio necessario se vogliamo. Poi adesso non ricordo chi lo dicesse, però noi stiamo vendendo in realtà ogni volta che parliamo. Ogni volta che stiamo raccontando qualcosa di noi. Quindi poi basta parlare alla persona giusta e naturalmente quando tu butti giù qual è la persona giusta, la persona che pensi possa essere adatta per il tuo prodotto, che voglia il tuo prodotto, qualunque esso sia, è normale che attiviamo quella che di nuovo Sean Acor chiama la selezione percettiva. E quindi quando io so cosa cerco è più facile trovarlo perché lo vedo. E quindi adesso sicuramente vedo molto di più rispetto a prima. Prima non avrei mai, mai pensato, che un mio cliente possibile, potesse essere un'azienda. Ora lo Esatto. è. Spesso diciamo Sicuramente è stato fondamentale. la problematica che noto nei liberi professionisti, ma anche negli studi professionali, immaginiamo uno studio di avvocati, commercialisti, uno dice sono avvocato, quindi sono avvocato per tutti, sono commercialista per tutti, vendo scarpe per tutti. Allora, questo è il concetto che vorrei far passare in chiusura, ovvero noi possiamo vendere in teoria a tutti, ma non tutti hanno bisogno del nostro prodotto e servizio. Questo è fondamentale. Quindi, cosa dobbiamo fare noi, come hai fatto tu? Rendere ovviamente comprensibile cosa facciamo, perché spesso non lo è. Quindi io faccio questo per questo motivo e voglio darti questo risultato in questo tempo. Ok? Molto chiari, molto lineari. Dopodiché, dobbiamo andare a lavorare molto su noi stessi, ok? Questo anche è un punto, molto importante. Spesso abbandoniamo la cura di noi stessi e ci concentriamo sui clienti. Questo è un gravissimo errore che spesso anche appunto fanno i freelance. Quando mi riaggancio a prima, quando lo studio professionale dice, l'avvocato, avvocato di tutti, sì, ma sicuramente ha una propria buyer persona, quindi uno o più. Identikit di clienti al quale rivolgersi, perché se noi non andiamo a parlare di quel problema in particolare, non riusciamo ad attrarre il nostro principale cliente. Poi non è detto che non arrivino gli altri, perché appunto, no? Una delle prime domande che mi viene fatta è: ma io se punto solo su X persona, dopo gli altri non arrivano. Non è vero, perché tu vai a risolvere il problema di questa persona, ok? E dimostri di saper risolvere il problema. Tutte le altre persone, quelle giuste per te, quindi non tutti, perché è una richiesta Esatto. assurda, vengono attratte, no? Per la legge di attrazione. Quindi è molto Sì. anche misurabile, scientifico, e questo è un po' quello che sta succedendo. Sì, esatto. Ok? Bene, io ti Clink clonk. ringrazio. Suona il campanello. Grazie Bene, allora, nulla, io rimando tutte le persone che hanno visto questo video nei vari social dove lo manderemo e anche adesso in diretta a fare delle domande alle quali magari tu potrai anche rispondere. E se tra le persone che ci stanno vedendo ci sono imprenditori e imprenditrici che vogliono raccontare la propria storia imprenditoriale, possono scriverlo, mandarmi un'email, contattarmi per organizzare appunto una diretta e cercare di comunicare e di far crescere tutta la comunità italiana che vuole crescere attraverso i social con il buon utilizzo di questo strumento. Questo è il nostro obiettivo fondamentalmente. Bene, ti ringrazio Lucia, ti auguro buona serata Grazie a te. e Grazie ci mille vediamo al Valentina. prossimo video. Ciao! Ciao.